Prosegue fino al 29 aprile alla Fortezza d'Abbasso di Firenze la Mostra Internazionale dell'Artigianato. Alla Kermesse è presente il Firenze Gelato Festival, con un'anteprima della terza edizione che si terrà nel capoluogo fiorentino dal 23 al 27 maggio. Nello spazio del piazzale nord-ovest alla Fortezza d'Abbasso, tre giovani gelatieri artigianali sono impegnati non-stop nella produzione del gelato in laboratori a vista. Il team è guidato da Gabriele Maggiorelli, maestro nell'arte del gelato da 40 anni e docente alla Carpigiani Gelato University. La fase più delicata è bilanciare il prodotto per poter far sì che si possa realizzare il valore aggiunto del frutto, ecco, valorizzando particolarmente le nocciole, i pistacchi, le mandorle, le amarene del Fabbri e particolarmente anche il latte e miele. Il gelato è una scienza, dosare bene gli ingredienti che devono essere sempre di primissima qualità, miscelarli nel modo giusto e alla corretta temperatura. Per imparare tutto questo c'è appunto una scuola, la Carpigiani Gelato University, che ha la sua sede centrale a Bologna, ma che presto aprirà una filiale anche a Firenze. Abbiamo chiesto ad un tutor di questa scuola quali sono le difficoltà che gli allievi incontrano nell'apprendere il mestiere. La parte più difficile nell'insegnare è spiegare alla persona che si ha davanti che non è impossibile, niente è impossibile, può comportarsi con molta calma, molta tranquillità, sono tutte cose che si imparano via via con l'esperienza, sempre più esperienza, anche noi personalmente abbiamo molto da imparare. I gusti prodotti in esclusiva per la preview del Firenze Gelato Festival sono oro verde, nocciola quella vera, mandorla Sicilia, cioccolato Sur del Lago 72%, amare l'amarena e miele toscano. A prepararli anche un'allieva tedesca che ha lasciato il suo lavoro da farmacista e che insieme al marito italiano si è lanciata in questa sfida golosa. Presto apriranno una gelateria in Germania. Il gelato porta sempre un'allegria. Fa pensare all'infanzia, quindi porta tanti sentimenti positivi e questo ci piace. E anche nella nostra città adesso ci aspettano. Qual è la vostra città? È Bonn, l'ex capitale, vicino a Colonia, e quindi nel nostro quartiere manca una gelateria e quindi tutti sono contenti, ci chiedono ma quando aprirete la gelateria? Stesso percorso anche per il giovane allievo di origine israeliana, Yaniv Abergel. Dopo i corsi di specializzazione in Italia, aprirà ad inizio 2013 una gelateria vicino a Tel Aviv. Sono arrivato in Italia qualche anno fa con un sacco di passione per fare gelato e per portare un prodotto veramente di qualità altissima più possibile giù in Israele, facendo base in una fattoria, prendendo dei prodotti con una filosofia del chilometro zero più possibile. Il team di maestri gelatai ritornerà al completo a Firenze in occasione del Gelato Festival. L'evento riempirà le piazze del capoluogo toscano dal 23 al 27 maggio, in quegli stessi luoghi dove nacque quel dolce freddo inventato nel Rinascimento da Bernardo Buontalenti.